Buongiorno a tutti. Allora, sto ridendo e poi capirete perché. Ma partendo dal fatto che fuori piove, quindi sono già abbastanza un po' più friccicarella, nonostante si stia alzando un'afa terribile, ma ormai è consuetudine delle mie live e dei miei video iniziare parlando del tempo. Un classico, sai, come quando ci si incontra in mezzo alla strada, signora, come sta? Ecco, queste cose qui. Allora, questo è un video unboxing delle cose che mi ha mandato in collaborazione, di cui mi abbiamo omaggiato, il sito New Chic. Questa è la seconda o terza volta che ho questa collaborazione con questo sito e devo dire la verità che non mi ci sto trovando per niente male con le cose che ho utilizzato. La scorsa volta, se ricordate, avevo preso quella camicetta bianca e nera, bianca a pois giganti nera, 100% cotone. Ragazzi, io con quella camicia mi sto trovando una meraviglia, è freschissima, si stira facilmente, non mi ha dato problemi di lavaggio. Quindi, per il momento, promosso. Ora, ho preso una serie di cose, avevo un budget leggermente più alto. Il primo prodotto che ho preso, con immensa vergogna da parte mia, se mi conoscete, è un costume da bagno. La fantasia è questa. Allora, il costume mi entra, perché è un bel... È molto bene elasticizzato. L'unica cosa che credo non è una. Io ho preso una L, e per fortuna metto dentro queste coppe? Il nasino! Non lo so, ragazza mia! Non lo so. Vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Adesso dopo lo lavo, ha tutte le protezioni, sembra cucito, ecco, sembra cucito bene, non è in un tessuto molto molto spesso, quindi non sarà molto contenitivo. Io preferisco i costumi contenitivi. Naturalmente nell'info box poi vi lascio tutti i link con i prezzi e proprio tutti i link dei prodotti, così potete andare a vederlo. La fantasia è molto bella, mi piaceva molto questo fatto del bianco e del bianco e del verde, un po' foresta, però ripeto, la questione delle coppe mi lascia un po' basita perché mi ci entra un pugno e non cioè. Cioè, potrei essere una playmate, ecco, diciamo così, volendo peccare, ma di molto in autostima. Poi, mancava un prodotto che cercavo, quindi mi è stata data da scegliere un'altra cosa. Io ho scelto questa camicia, che arriva in queste borsettine, solo che non riesco a capire di che cosa sia fatta, perché ha quei tessuti impalpabili. Ovviamente è made in China, eh? È di quei tessuti impalpabili. Io stavolta ho preso una M e ho fatto bene, perché è di quelle che vanno ampie. È un color verde. Non verde oliva, è proprio un verdino ed è delicatissima, cioè è molto molto sottile, però io ripeto, questa è la seconda volta che prendo qualcosa di abbigliamento, io lo guardo e mi sembra ben fatto. Cioè, grandina. Vabbè. E è molto, veste molto abbondante. Guardate quanta, questa è una M. Cioè, secondo me potrei tranquillamente utilizzarla anche come copricostume. Ecco, dopo va tutto alla pre. Poi ho preso una cosa che quando l'ho vista ho detto: non posso non prenderla perché non la metterò per uscire, la metterò in casa, però non potevo non comprarla. È una felpa. Che già dire felpa viene caldo, però è una felpa sottile,
Cioè questa settembre-ottobre si può mettere perché vedete è un tessuto molto, cioè proprio, non lo so di che fatto, aspettate, vediamo se qui c'è la targhettina, sì. No, è 100% poliestere, è poliestere, sembra però quel cotone, insomma. Cioè, ma non è tanto un cut, ma guardate il cappello. Lo so che ho quasi 41 anni, ma quando l'ho vista io non ho resistito. È bellissima. Anche questa è molto ampia, non mi ricordo la taglia in cui l'ho presa. Se riesco vi dico un attimo. Qui intanto scroscio una L. Sì, perché avevo detto comunque la tengo per casa ed è veramente anche questa molto ampia. Non capisco infatti come sia possibile, io tendo a prendere la L perché i prodotti asiatici sono più piccoli. Io sono una via di mezzo tra M e L. Infatti il costume mi aspettavo di più, ma giustamente per il seno, poi il seno è tutta un'altra cosa. Cioè è veramente molto 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 ampia, quindi ci starò stracomoda e la indosserò, con le orecchie. Poi ho preso due cose, una che mi serve per l'organizzazione dell'armadio delle bambine ed è un organizzatore appunto. Io spesso da questi siti cinesi prendo queste cose perché sono pratiche e insomma conservano bene gli indumenti. Scusate, sto facendo un po' di confusione. Sarà perché ti amo, alla zip ed è così. Allora, è perché essendo vuoto è molle, però è di un, non dico tessuto, un simil tessuto dove ci possono andare tutte le cose impilate e ha la zip sopra, così la roba non prende polvere anche nell'armadio. E insomma ci entra un bel po', cioè ci potrei mettere secondo me tutto il cambio estivo delle bambine. E poi insomma va giusto, giusto nell'armadio, mi ci entra. Arriviamo al pezzo forte, nel pezzo forte. Perché rido? Perché di questo prodotto ci sono tantissime varianti, come di tutto quello che vi ho fatto vedere ci sono vari colori, varie fantasie. Io non ricordavo la variante che avevo scelto, ma probabilmente ho sbagliato a digitare perché oggettivamente questa fantasia non l'avrei mai presa, ma quando ho aperto il pacco ho riso troppo. È un beauty da viaggio. Io li uso tantissimo perché io tendo a sezionare la valigia mettendo più cose. E la fantasia è questa. Ora, Melania del canale Melania Made in Sud starà morendo dalle risate, i fenicotteri. Perché io, come lei, basta, abbiamo detto basta a tutto quello che è ananas, fenicotteri, palme, basta, basta. Comunque, questo beauty mi è piaciuto perché io non l'ho ancora montato. Perché si monta, eccolo, adesso ve lo a tutte le zip per mantenerlo, io adesso ve lo monto alla buona in poche parole. Comunque ha tutta una serie di scomparti ed è abbastanza profondo da riuscire a contenere anche piccoli vasetti di crema, tubetti di creme. E poi sopra ha la zip per mettere delle altre cose. Quindi magari, visto che io sono... Ragazzi, scusate, qui c'è il diluvio, sono arrivata a casa in tempo. Mi dispiace perché è crollata la luminosità, ma non avevo pensato ad accendere la luce. Vabbè, comunque. E poi ha la maniglia. Sembra abbastanza resistente anche, non è piccolo per niente. Sicuramente questo verrà adibito molto probabilmente al famoso bagaglio a mano che io considero, che è quello delle medicine, perché io quando parto
col bagaglio delle medicine. Chi di voi non lo fa? Voglio dire, e quindi mi è piaciuta molto con tutti questi, perché dentro ha diversi separatori e quindi tu puoi fartelo a vabbè, il diluvio universale, vabbè, puoi fartelo a ecco qui, ecco, aspettate, ve lo faccio vedere così, anche se credo di non averlo messo proprio benissimo. Ecco, vedete? Avete tutti gli scomparti e quindi ci potete mettere tutto. Il fenicottero c'è, però diciamo che è un fenicottero abbastanza sobrio, diciamo così. Quindi questo è quanto. Vado a chiudere le finestre perché sopra ho le tapparelle abbassate, però le finestre aperte per il ricambio dell'aria. Vi lascio tutti i link nell'info box. Pollice in su, non ve lo dimenticate. Ci rimango male, no. Però mi fa piacere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video con un tuono, e chiudo con un tuono, un colpo, vabbè, ciao.